Ciao a tutti, siamo qui a Pavia e sono in visita per venire a visitare amici, famiglia. E sono qui con il dottor Sturla, che è stato il mio dottore sportivo per tutta la mia carriera. E adesso, dopo la mia carriera, che adesso vivo a New York, abbiamo un rapporto anche d'amicizia, quasi come fratelli. Possiamo proprio affermare questo, ecco. Quindi lui può parlare un attimo di tutta la nostra vita. E... certo. Abbiamo trascorso momenti magici insieme, perché ho avuto la fortuna di conoscere e poi di apprezzare Vincenzo fin da quando era un ragazzo, era un dilettante. Già se ne intravedevano le potenzialità e le capacità. Quindi gioco forza per la mia attività di specialista in medicina dello sport e di medico di riferimento per i grandi pugili che ci sono stati non soltanto a livello nazionale, sto normale, direi quasi fisiologico, che mi occupassi anche di Vincenzo. La cosa è stata resa ancora più facile perché Vincenzo è sempre stata una persona molto seria, equilibrata, che ha dato tanto allo sport italiano e quindi, essendo una duplice veste, sia di medico di Vincenzo e sia anche di medico di federazione, medico di campionati, quindi l'ho accompagnato in tutta la sua carriera, nei match prestigiosi, nelle conquiste che lui ha fatto, dei vari titoli, sia nei pesi medi, sia nei super medi, sia quando si è cimentato anche nei medio massimi, con mezzi di altissimo livello, sia a livello nazionale che internazionale. Meglio massimo, una delusione, perché Mac stava efficacemente vincendo per un errore arbitrale, gli è stata negata questa priorità di essere l'unico pugile italiano a conquistare tre titoli in tre categorie diverse, però moralmente è stato lui il vincitore, quindi ovviamente gli intenditori di pugilato questo lo sanno, come sanno dei grandi titoli che ha conquistato a livello internazionale. Questa è un po' una bandiera del nostro sport e non solo dello sport del pugilato, perché anche poi nella vita ogni giorno ha avuto queste belle affermazioni con una moglie altrettanto capace, intelligente, due figlie splendide. Adesso si sta facendo onore negli Stati Uniti, nell'attività imprenditoriale, la nostra che ha definito amicizia fraterna, non è improvvisazione, ma è vera, perché evidentemente quando Vincenzo viene qui, oppure quando io sono negli Stati Uniti, è un punto di riferimento principale, perché i momenti magici che io definisco, che abbiamo avuto nell'ambito dello sport, della medicina e del ring, hanno lasciato in noi un sentimento di radice profonda che nel tempo, nelle persone potranno mai cancellare. Quindi per me è una grande priorità poter dividere ancora questi momenti, perché nel momento stesso in cui guardo in faccia Vincenzo mi ritornano come in un film una carrellata di tutte le emozioni straordinarie che ha saputo darci, perché questi grandi atleti, se vivessero in altri stati, sarebbero patrimonio dell'umanità, sarebbero tutelati in una maniera fantastica. E lo stesso fatto che al di là dello sport abbia trovato spazio anche nella vita per potersi farsi onore, questo è un altro suggello sul fatto che io non mi sia sbagliato nel vederlo già da ragazzo con queste grandi potenzialità. Poi grazie al dottore, che mi ha aiutato anche psicologicamente per riuscire a conoscerti, esatto, meglio, ecco, esatto, perché le doti erano geneticamente importanti. Perché all'inizio della mia carriera non avevo neanche un dottore e pensavo di fare tutto da solo, certo. Ma poi quando mi sono affidato al dottor Sturla, diciamo, la mia carriera ha iniziato anche a decollare in maniera diversa, perché non avendo un dottore, sai, che ti può seguire per tutto, per dall'alimentazione, alla metodologia, alla fisiologia, alla nutrizione, cioè una serie. Sono riuscito veramente a emergere e arrivare dove sono arrivato grazie a lui, perché il dottore è una cosa importante. Io direi grazie a te e alle tue doti, io sono stato il catalizzatore, come è successo per tanti altri grandi pugili italiani, da Stecca a Parigi, a Gigliotti, soltanto per stare qui nella nostra zona. Ovviamente bravi erano loro, io li ho aiutati a conoscersi meglio, perché attraverso questa loro introspezione hanno fatto un salto di qualità, non dimenticando, e ancora qui chapeau, tanto di cappello, che Vincenzo è stato sempre
un uomo prestato al pugilato, perché lui ha sempre svolto una sua attività lavorativa, e quindi questo doppiamente meritocratico, perché non era l'atleta che si è dedicato ad uno sport facendo solo quello. Lui arrivava in palestra con una giornata di duro lavoro che poi proseguiva anche il giorno successivo, perché molto spesso dopo la riunione, dopo il match, dopo un campionato, si girava tutta la notte in macchina per tornare a casa o in aereo, e il giorno dopo si riprendeva a lavorare. Quindi questo è ancora più meritocratico, perché veramente il dovere sempre fare due lavori, e soprattutto quando, come lui che è arrivato ad alti livelli per forza si trovano tutte le persone più brave, non si trovano degli avversari mediocri, e quindi lui si è sempre cimentato, e questo lo devo dire con molto orgoglio. Se fosse negli Stati Uniti direi I am proud, no? Orgoglioso di dire questo, che lui ha affrontato veramente i più grandi in tutte le categorie, in cui si è cimentato, certamente campione del mondo, campione d'Europa, battendosi alla pari e superando anche la soglia di un incidente importante con il povero De Chiara, per cui assolutamente ha dovuto superare anche quell'impatto psicologico di questa tragedia del ring, e cui io ricordo che per tanto tempo un suo colpo particolarmente efficace, Vincenzo forse frenato psicologicamente, non lo portò più con la stessa efficacia, forse temendo di far troppo male agli avversari. Ha cambiato un po' la tua impostazione, la carriera, tutto, perché non è facile. Ecco. Comunque, anche questo ne va a merito della crescita non solo dell'atleta, ma anche dell'uomo. È stato straordinario anche nel superare questi impatti, ecco, perché nella vita di un pugile i momenti difficili ce ne sono parecchi da superare. Questo è stato un ostacolo che poteva essere insormontabile, però con grande umiltà, con grande caparbietà, con grande metodo è riuscito a superare anche questo, e ecco perché l'uomo è di valore assoluto, è un cristallo puro e non è persona che possa essere mescolata a tante altre persone se non con quelle di grande, grande valore. La quotidianità e tutte le nostre vicinanze, le nostre esperienze, le nostre vigilie, perché molto spesso in tutti questi giornate particolari di campionati noi siamo stati insieme anche nei giorni precedenti, magari facendo anche delle attività collaterali per distrarsi. Mi viene in mente una volta a Lumezzane, quando siamo andati a vedere fabbriche di fucili insieme e tutto quanto, perché abbiamo sempre vissuto in maniera responsabile ma anche gioiosa i momenti di attività agonistica, soprattutto senza che ci fosse mai un equivoco, una frammentazione o qualche volta una presa di posizione, perché lavorare con le persone serie è un privilegio e consente di non sentire il peso del lavoro, ecco. E poi soprattutto con Vincenzo si è sempre data la sicurezza, anche quando io l'ho sempre accompagnato, di avere la sicurezza della salute dell'atleta, per cui non si tremava a bordo ring nel pensiero che ci potesse essere un colpo particolare che danneggiasse l'avversario, perché quest'uomo è di una struttura particolare, morfologicamente già dotato, poi semplicemente con l'umiltà e la consapevolezza della preparazione ha sempre fatto, e con le sue doti naturali e le sue qualità genetiche, voglio dire, la differenza rispetto a tanti altri, anche conclamati campioni. Grazie dottore. No, è la verità. Il medico deve avere già un obiettivo, deve dire la verità, io dico la verità. Un saluto a tutti da Pavia, che è la città del dottor Sturla, diciamo anche la mia, perché io sono di Vigevo, quindi qua vicino, e vi salutiamo e alla prossima. Con tanto affetto, e arrivederci fra un po' di anni.